Ciao a tutti, Lara. Io mi sto dirigendo al Decathlon come promesso e da lì vi farò vedere i video. Scusate le immagini mosse, ma non ho la camera del cellulare. Insomma, ora vi lascerò, finita la luce, vi lascerò al nostro viaggio e poi ci rivedremo direttamente lì a Gioia Tauro al Decathlon. Vi lascio ora alla sigla e ci si becca dopo. Ciao ragazzi, buona giornata, a dopo, ciao! Tutti ragazzi, siamo arrivati al Decathlon e mentre Gennaro fa un po' di spesa io vi farò fare un tour per il Decathlon. Ora ci allontaniamo dalla linea, se non pensa che facciamo spionaggio industriale, e vi faccio vedere un po' di roba che per me è fighissima. Guardate che figalo. Dovete sapere che il mio passato da scout mi porta ad avere la passione per tutto ciò che è da campeggio. Guardate che bella questa tenda. Secondo me le tende più belle, ragazzi, anche se non sono comodissime da portare, sono queste. Vediamo come ci va, come ci va. Guardate che figata. Si riaprono in un attimo e si chiudono in un attimo. Poi non costano nemmeno tantissimo. Vedete quanti modelli ci sono. Guardate questa. Con 49 euro ti porti a casa una tenda. Vedete che figata questi vestiti, questi pantaloni. Sono una cosa di eccezionale. Super fosforescenti. A me piacciono davvero un casino. Stavo pensando che potremmo comprarci una canoa. Le prossime vacanze potrei fare un viaggio in canoa e documentarlo nel mio vlog. Se volete che ciò accada, mettetelo nei commenti. Votate tutti sì, vai a fare una vacanza con la canoa e io provvederò a organizzarla. Questo, ragazzi, è il comparto tennis. Potremmo anche decidere di iscriverci al tennis quest'inverno come sport invernale, così tanto per cambiare. Anche qui troviamo una piccola maglietta in miniatura della Juve. Io ragazzi vi faccio fare un giro, poi vedremo cosa ne viene fuori col montaggio. Oggi, come promesso, è una giornata al Decathlon. Vedete che belle magliettine che hanno. Ok,
Questa sembra proprio quella dei Mets, manca solo la scritta. E qui troviamo, diciamo, nel reparto pallone. Guardate ragazzi, qui c'è la parte che piace di più a me. Io non so se lo sapete, ma sono un appassionato di cappelli, c'ho una collezione infinita di cappelli e fasce a casa, che ora ho trasferito tutte a Piombino. E qui ce n'è di belli, guardate che figo questo, pure super imbottito, troppo belli. Anche se io vado sempre alla ricerca di cappelli strani e particolari. Qui siamo, diciamo, in zona vestiario, vedete, ci sono i guanti da sci. Guardate che belle queste calzette, ragazzi, io esco pazzo per le calzette colorate. Poi queste terranno anche caldissimi, giacche di tutti i tipi, giacche a uffa. Qui troviamo i sacchi a pelo, guardate che figata ragazzi, quando ero scout io erano così, monocolore, il massimo era rosso, guardate che bello questo verde. E poi dall'altro guardate quanto poco spazio consumano, una volta erano delle bombe questi sacchi a pelo. Quando facevamo gli zaini con gli scout dovevamo spingere tutto a pressione, invece guardate quanto sono piccoli questi, guardate quanto è piccolo questo sacco a pelo, una cosa micidiale, bellissimo. E anche io ragazzi ho fatto shopping, ho preso lo zainetto, guardate che figo, per la modica cifra di 2,99 euro, è davvero un affare. Qui siamo nel comparto scarpe, guardate quante scarpe, cioè tantissime scarpe, milioni di scarpe. Qui siamo nel reparto a bocce, accanto alle frecce, potremmo anche comprarci un arco. Guardate figata questi skateboard, cioè il Decathlon è proprio una cosa fighissima ragazzi, pieno di roba che la gente magari compra e non usa mai. Guardate ragazzi, ci sono i prezzi tecnici che sono super convenienti, infatti io penso che quando andrò, appena rientro in Toscana, le bellissime le magliette anche ben arrotolate, appena si rientra in Toscana vado a fare un'escursione alla Decathlon che c'è lì, sono anche più fornite, e mi vado a comprare un miliardo di roba. Ho preso lo zainetto, vedete figli questi, si richiudono, diventano piccolissimi. E questa tenda, guardate, una tenda per farci un cesso, diciamo un gabinetto, ma no, comunque il materiale da campeggio è davvero tantissimo ed è troppo bello. Io poi sarà perché sono appassionato di trekking e campeggio, non so se lo sapevate, ma infatti dovrò venire a fare una serie di acquisti al Decathlon. Vedete quante borracce, porta termos, insomma ce n'è di tutte. Guardate che belli palloni raga, palloni in ogni dove. Questi sono i palloni ufficiali del torneo di beach volley dell'Avis regionale Toscana. Ne abbiamo a casa un 3-4. Questo magari lo ricorderete dall'estate, ci abbiamo giocato un sacco. Guardate che belli anche i palloni da basket, davvero fantastici. Guardate, ci sono quelli dell'NBA, degli Indiana Pacers, dei Thunder. Palloni in tutte le mani, palloni a bizzeffe. Altre scarpe, al Decathlon di scarpe ce n'è tantissime. E qui ragazzi io mi potrei perdere le scarpe da pallone, cioè tantissime scarpe da pallone. Qualcuno ci cerca mentre guardiamo le Nike, vedete che fighe le Nike, non ci sono quelle bicolori di Balotelli, a noi piacciono le Adidas. Le scarpe da calcetto ce n'è davvero di tutti i prezzi ragazzi, qui potete comprare un paio di scarpe da calcio a 14,99 euro. Ora non è per fare pubblicità al Decathlon, perché
non mi fanno la sponsor, non mi hanno pagato, quindi potrei anche fregarmene, però onestamente poi oggi che ci sono le promozioni ci sono dei prezzi spettacolari. Guardate questi, questo sarà il prossimo acquisto per l'estate 2017, ci facciamo a polvere. È una porta che quando si apre, vedete, si apre come le tende Quechua e diventa, vedete il disegno, diventa una porta per giocare a calcio. La compreremo per l'estate prossima che ci spasseremo. Siamo tornati al reparto pallone, guardate i palloni, palloni, palloni in tutte le maniere, bellissimi. Ci sono i palloni di Euro 2016, i borsoni, infatti pensavo anche che dovrei comprare un buon borsone per la nuova stagione calcistica piombinese. Insomma, ce n'è di tutti i colori. Bella raga, io ora dal Decathlon concluderei, ci vediamo dopo per il proseguo della giornata. Io concludo nel reparto caccia e pesca, solo per darvi un messaggio, no alla caccia e alla pesca. Io sono vegetariano, come sapete tutti, sono contrario all'uccisione degli animali, quindi per me questo reparto poteva chiudere. Io vi saluto, ci becchiamo più tardi e sicuramente in giro da Reggio Calabria. Spero che il tutto per il Decathlon vi sia piaciuto, non mi pagano nulla per fare questa pubblicità, infatti non ho fatto pubblicità. Ciao! Sono arrivato a casa, come potete vedere il mio letto è inondato di vestiti, quel sacco è pieno di grucce che devo portare a Piombino perché ho mille maglie da attaccarci sopra e niente, io ancora devo fare tutta la valigia, caricare la macchina, andare a fare benzina alla macchina e dopodiché andare a dormire perché domani si parte presto e ho da guidare almeno 10 ore. Io sicuramente monterò subito questo video, lo carico così che diciamo lo possiate vedere domattina. Ci sta che domani non riesca a inserire il video perché devo capire se quando torno su a Montaglione c'è internet o meno, perché potrebbero avermi trasferito a Lena Piombino. Nel caso ripartiremo da dopodomani e io vi tengo aggiornato sui social. Detto questo, io mi sa che vi saluto e vi rimando a domani. Domani volevo fare le piccole riflessioni, girerò un video in macchina domani e mentre viaggio
penso che parlerò. Ora cerco di capire come montare l'action cam sulla macchina e faremo questo esperimento. Pertanto io ora vi voglio dire ciao, una buona serata a voi se lo vedete stasera il video, o un buongiorno se lo vedete domattina. Grazie a tutti, buon viaggio a me. Ciao ragazzi, a domani, ciao!